Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete per questo speciale 100 iscritti raga, grazie per il supporto. Oggi per ringraziare di questo farò la mini intervista per scoprire un po' chi state andando a vedere perché ho per conoscermi. Perciò seguite il video e poi fatemi sapere. Allora, iniziamo con le domande. Qual è il tuo nome? Fabio. E il tuo nickname? Oh, nickname. Ah, beh, il nonno. E come mai il nonno? Oh, che poi sarebbe pure il nome a cui ho dato. Cui ho dato al canale. Oh, si chiama proprio FN Nonno, che prende Fabio Nonno. E nonno perché già quando ero piccolo, appassionato di fumetti, di giochi, invece della strada. Oh, cercavo come alternativa proprio quest'ultimi e i miei amici per scherzare e tra virgolette prendermi in giro mi davano il nome del nonno perché mi piaceva giocare a carte con i ragazzi più piccolini e poi me l'ho sostenuto a nord mi chiamavano sempre il nonno da Caserta a Brescia è rimasto il nonno e mi piace non è. Perciò sei diventato il nonno della rete. Sì. Ok, questo l'abbiamo capito. Come mai ti sei avvicinato al mondo di YouTube? Qual è stata la cosa che ti ha spinto? Diciamo che quando ho aperto la mia attività commerciale, molti ragazzi mi dicevano, mi consigliavano di pubblicizzare tramite internet. Ho provato con Facebook le dirette, ho visto che andavano molto, me le richiedevano, pure il deck profile o recensioni e mi sono voluto esporre in un mondo più ampio come YouTube rispetto a Facebook che è ristretto lì in quell'ambito. Dei tuoi mi piace. Ho capito. E cosa fai nella vita? Ah, vabbè, ho un'attività commerciale, una fumetteria dove trattiamo fumetti, giochi di carte collezionabili a Trani, in Puglia, per chi non lo sa. Nel tacco. Ok, visto che alla fine della fumetteria stiamo parlando di giochi collezionabili, qual è il tuo gioco preferito? Vabbè, però cuore ed esperienza Magic the Gathering tutta la vita da quando tengo 8 anni che ci gioco perciò anche se È ho un gioco giocato dei più longevi, proprio, sì quindi ci sta. sì poi ho giocato molto altro però è il gioco dove ho trovato più community più competitività Ok. Immagino che alla fine, avendo una fumetteria, tu abbia letto un sacco di fumetti, di manga e quant'altro. abbastanza E mi sapresti dire quale uno in particolare che ti ha colpito? Credo, vabbè, tra Dragon Ball e Kenny Guerrero, Kenno per il personaggio, Dragon Ball per tutta la storia, tutto. Cioè Kenny il personaggio di Kenno, i vari personaggi pure, che ne so, Rao, Rei, erano molto profondi, con tante emozioni, invece Dragon Ball proprio per l'avventura, le super mosse. Pensa che tengo 33 anni, tra un po' 34, e perciò quando vedevo questi cartoni avevo 8-9 anni, perciò penso tra quello e onda energetica, che figata. Siamo cresciuti a fare onde energetiche. Sì. E se qualcuno entrasse ora, in questo momento, nella fumetteria e ti chiedesse: voglio iniziare a leggere manga. Un manga più recente o qualcosa che tu consiglieresti In questo che prendo? momento mi piace tanto Black Clover, che so che stanno distribuendo anche l'anime, forse su Netflix. Oh, Black Clover è un bello shonen che mi ricorda a tratti, vabbè, più Naruto che Dragon Ball, però anche Platinum End di Obata e Oba, secondo me, questi due. Sì, molto diversi però. Va bene, visto che parliamo di hobby, mi sapresti dire qual è il tuo autore preferito, come Toriyama. musicalmente, no, Ah, ok, musicalmente scusami. parlando? Oh, musicalmente parlando, vabbè, forse l'ho detto anche nel mio primo video, è Fabri Fibra, perché il suo personaggio è stato cresciuto in Italia, in un paese dove la tradizione ti opprime, la mentalità vecchia, si nota soprattutto in questi paesini come Trani, come Caserta,
dove sembra, rispetto al nord, perché sono stato al nord, sembra che noi siamo qui, siamo ancora negli anni 90, nel 2000, mentre siamo al nord arriviamo pure al 2012, 2014. La mentalità un po' più chiusa. Sì, rispetto a tutto il mondo. Sul genere musicale. Sì, Fibra è riuscito a comunicare con un linguaggio sia vecchi sia giovani in un posto dove ti vietavano tutto. Lui tra fortuna e abilità è riuscito a portare un genere come quello che sto facendo, diciamo, con i fumetti in questo momento, dove un genere, dove un paese non veniva apprezzato a priori, è quello. Pure qui entrano certe persone di una certa età dove dicono il giornaletto, le figurine, a 15 anni ancora giocano con le figurine, e non lo so, quello che dovrebbero fare, ragazzi, lavorare, perché nei loro tempi si lavorava, nei loro tempi c'era la guerra, c'era un'altra, non c'era internet, perciò lui è riuscito a portare un po' di modernità in questo mondo vecchio, a me, io l'ho apprezzato tanto per questo. Diciamo che alla fine è stato uno dei pionieri dell'hip hop italiano, del rap italiano. Sì, del rap italiano, sì, del rap italiano, che il rap è una delle quattro discipline dell'hip hop. Sì, ho capito. E che altro? Ti volevo chiedere, quindi tu giochi ad altri giochi oltre a Magic? Non lo so. Sì, vabbè, come vedete dal mio canale tratto anche soprattutto Pokémon e Vanguard, e poi mi piacciono i giochi di società o board game, tipo, vabbè, quello che mi fa più divertire è Risico, anche se alla fine ci si litiga, però diciamo il gioco... Risico è molto, molto lungo comunque, sì, alla fine, sì, come sì. Gioco, cioè ti devi sedere... E te lo devi gustare molto lentamente. Sì, con la buona compagnia. Sì, sì. Allora, visto che più o meno abbiamo parlato in generale di quello che è il nonno, il personaggio del nonno, Fabio, quindi dietro il nonno, ora entriamo un po' di più sul personale. Prima sì. Ci stavi dicendo che sei nato a Caserta, poi sei andato a Brescia, ma che ci fai a Trani? Questa è una bella domanda, a volte non ti voglio negare che me lo chiedo anch'io, anzi spesso. Diciamo che la fumetteria non è la prima volta che ho avuto questo tipo di attività, c'è stato un precedente, veramente il precedente proprio in primis è dato a mio padre. Quando avevo 8 anni aveva creato insieme a degli amici un club che poi è diventata, da sotto al garage, è diventata la prima fumetteria in centro a Caserta. Noi abbiamo portato questa area di freschezza, gioventù, con i giochi di carte, con i fumetti. Poi per problemi familiari è stata chiusa. Mio fratello, perché allora era ancora minorenne, mio fratello l'ha avuto aprire, però a lui non gli piaceva come lavoro, appena sono diventato maggiorenne ho aperto a Caserta, è durata 4 anni, poi per motivi personali, strettamente personali, l'ho chiuso e mi sono trasferito a Brescia e ho voluto cancellare, diciamo, quel capitolo e ho fatto tutt'altro. All'improvviso sono passati ben 10 anni, perché penso che l'ho chiuso nel 2008, ho riaperto la fumetteria nel 2017, 9 anni. Sì, 9 anni e qualcosa. Mio padre si è trovato a Trani per la pensione, voleva aprire qualcosa. Io nel frattempo stavo facendo un progetto insieme a un mio amico, ci è andato male qualcosa, qualcun altro si è comportato male, purtroppo nella vita si trovano tanti infami. E niente, ero caduto in un momento brutto, diciamo, di depressione, e sono venuto qui perché c'era il mare, c'era mio padre, mi hanno trasferito anche a Trani. Ho notato che a Trani non c'era un ambiente come conoscevo io a Caserta, no? E l'ho voluto aprire. Ho voluto aprire questa fumetteria, ho trovato questo negozio e ho voluto creare un mondo. Hai provato? No, proprio da zero, veramente. Sì. Perciò, diciamo, pure la prima parte del video io ho inaugurato il canale proprio con un rapper emergente dove dice proprio parto da zero per costruire un impero. Ci voglio entrare dentro in questo mondo, in questo gioco. Tanti lo fanno, io invece, visto quella passione, visto quell'esperienza, ci vuole stare pure io. Non è stato nemmeno un caso quel video iniziale, che poi l'ho creato io insieme al nostro cameraman, al mio cameraman,
tipo a mezzanotte e mezza. No, ti voglio dire un aneddoto, è troppo bello. Comunque facciamo un torneo, chiudiamo veramente tardi, facciamo un video tipo alle 11:30. Montammo tutto, mentre caricavo il video su YouTube, che era quanto poteva essere, una 20-30 minuti, nel frattempo ho detto ok, mo creo il post su YouTube e mi vado a prendere un pezzo di pizza che mentre carica così lo condivido. E scrivo, adesso sono su YouTube, chi mi fermerà più? Esco dal negozio, 10 metri, si fermano i carabinieri. Non voglio a dirlo, no, questo è un aneddoto simpatico. Vai, così ho altre domande. Chi ti ferma? Trovi i carabinieri, li devi fermare. Lì sì, è obbligatorio. Allora, sempre sul personale, ti piacciono gli animali? Hai degli animali in casa? Sì, mi amo tutti gli animali. Tutti proprio. Vabbè, i miei preferiti sono i gatti, perché non posso avere un panda o un dinosauro a casa, o un leone, tipo. Tengo due gatti, uno è proprio mio, si chiama Mami, una gattona tartarugata, troppo figa. E un'altra curiosità, Mami, perché è un errore che facevo dal sud quando ero andato al nord, e dire a me mi piace, usare il Mami che è vietato, e ho utilizzato queste due parole che la professoressa italiana mi rompeva ogni volta. A me non si dice, a me non si dice. Ho detto ok, primo gatto, la prima gatta di freddo, chiamerò Mami, almeno la colpa è la sua e non la mia. Infine, ancora su personale, mi hai detto di un... Ci sta la domanda delle domande, sei fidanzato, situazione sentimentale? No, sono single, sono sul mercato, no scherzo, sono bello così. Come diceva il nonno, Minet che l'acqua e vasce. Qua abbiamo l'acqua alla gola, perciò ci sto, dobbiamo trovare un equilibrio. Niente, possiamo... che dici? Sì, penso che possiamo chiudere qui. Bella raga, allora, piaciuto il video? Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate il like, iscrivetevi al canale, commentate o scrivetevi voi le domande per il prossimo traguardo che farò a 200 iscritti, perciò iscrivetevi al canale, tante curiosità e tante novità, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti raga, alla prossima!